Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, oggi nel giardino dei frati minori cappuccini con Padre Pio racconta e dice di Padre Alessandro da Ripa Bottoni, per raccontarvi una storia che risale a quando Padre Pio era in vita, che diventa una sorta di risposta. Ecco, in questa storia voglio dare una risposta e far sorgere un interrogativo anche nell'animo dei tanti giornalisti colleghi che spesso si perdono attorno a delle notizie false, non vere, di Padre Pio. Ecco, esortarli un po' a leggere la storia, esortarli un po' a ripercorrere quello che è accaduto effettivamente in modo reale qui a San Giovanni Rotondo, come ad esempio lo fa un collega giornalista che è morto nel 1960, Odio Vergani, grande giornalista, scrittore, che è stato il primo fotoreporter italiano. Un pezzo dell'inviato speciale, Odio Vergani. Sono stato in piedi per 3 ore a guardare Padre Pio, al di là del suo gregge, seduto nel semplice trono del suo confessionale. Guardavo il frate che avrei dovuto intervistare, sentivo che tutto il mio giornalismo, il mio mestiere, tutte le mie domande, tutte le mie parole si perdevano come uno spillo in un pagliaio davanti all'estrema semplicità di ciò che i miei occhi vedevano e di cui in verità i miei occhi, che pur ne hanno viste tante, non sapevano saziarsi. Tanto era misteriosa quella semplice immagine, tanto era profondo l'abisso di interrogativi che mi veniva aperto da quella semplice immagine di frate contadino seduto nel rustico trono del suo confessionale, ad ascoltare una volta a destra, una volta a sinistra, a seconda del turno delle 2 lente file delle penitenti, la storia dei peccati del mondo. Gli dissero in mezzo al vocio delle implorazioni chi ero e il mio mestiere, e che ero venuto apposta da Milano per vederlo. Questo gran viaggio per vedere me, disse sorridendo il vecchio frate contadino, scrive Odio Vergani nello suo speciale. Bella cosa sei venuto a vedere da Milano. Non lo hai a casa un libro di preghiere? Era un viaggio già risparmiato. Dio ti benedica. Un'Ave Maria vale più di un viaggio, figlio mio.